E a Milano oggi si è tenuto in prefettura un vertice sulla sicurezza. Presenti i più alti rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Andiamo allora subito a sentire le parole del presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni. Eccolo. Una riunione molto utile quella di oggi. Ho ringraziato anch'io il ministro Alfano per l'immediatezza della risposta all'invio di poliziotti e carabinieri presidiari. Ho fatto presente la necessità che questa attenzione non sia limitata a Milano, ma che sia estesa a tutte le città e a tutti i luoghi della regione, perché questi fenomeni ci sono ovunque e il clamore che ha avuto questo terribile episodio su Milano non deve far dimenticare che la questione sicurezza del territorio, sicurezza urbana, deve essere declinata su tutto il territorio della regione. E per questo che mi ha fatto piacere la conferma dato il Ministro della disponibilità del Ministero a attivare un gruppo di lavoro per definire un nuovo patto regionale sulla sicurezza che riguardi tutte le città e tutti i territori. Noi siamo disponibili, Regione Lombardia, a collaborare naturalmente, a mettere a disposizione anche risorse, perché l'investimento sulla sicurezza, non solo in vista di Expo, ma in generale garantisce la tranquillità per i cittadini, e questo è uno dei maggiori preoccupazioni che noi abbiamo, non solo per i fatti di Milano, ma in generale. Siamo disponibili, quindi accogliamo con grande favore questa attenzione, in particolare su tre questioni che ritengo fondamentali per questo nuovo patto regionale per la sicurezza: la creazione di un sistema informativo comune, con lo scambio di informazioni tra quelle che abbiamo noi, quelle che ha la Polizia Locale, quelle che ha il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in particolare. Lo scambio di informazioni è fondamentale per la prevenzione di certi fenomeni delittuosi. L'interconnessione delle sale operative, quelle che sono diffuse sul territorio, già attivata su base volontaria, credo che sia opportuno renderla istituzionale, e su questo si può fare in Lombardia un progetto pilota che possa essere poi utilizzato in tutte le altre regioni, e infine una più intensa collaborazione per prevenire fenomeni legati all'immigrazione clandestina, fenomeni che, proprio come diceva il Presidente Podestà, vengono aggravati dalla crisi economica, e fenomeni che devono essere prevenuti con un migliore, più efficace controllo del territorio. La videosorveglianza è un tema che mi vede assolutamente favorevole. Ricordo che nella mia precedente esperienza al Ministro dell'Interno avevamo stanziato dei fondi proprio per mettere a disposizione dei comuni, da mettere a disposizione dei comuni per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. E su questo anche su questo tema la Regione Lombardia è disponibile ad investire, a mettere a disposizione risorse, sperando che il governo non ne tagli troppe, perché sul tema della sicurezza, ripeto, l'investimento è sempre un buon investimento. E su questo tema, nella prossima giunta, venerdì, noi daremo vita, nominandone i componenti, al Comitato regionale di controllo sugli appalti pubblici e sulla sicurezza nei cantieri, che collaborerà con la Prefettura e con il gruppo investigativo che è attivo presso la Prefettura su Expo, proprio perché noi vogliamo un Expo 100% mafia free, e quindi la Regione mette a disposizione anche questo gruppo di lavoro. Da venerdì sarà attivo. La Regione non ha una competenza diretta, però io continuo a dire e ribadisco che, anche se non è competenza mia diretta della Regione, tutto ciò che avviene in Regione mi interessa, mi coinvolge, e voglio essere protagonista nella gestione di questi fenomeni e nella prevenzione dei fenomeni criminosi.
Per quanto riguarda l'immigrazione, ci sono alcune cose che vanno fatte, a mio parere. Per esempio, in questo accordo regionale, in questo patto regionale sulla sicurezza, la creazione di un sistema informativo comune, uno dei punti che ho detto, è fondamentale, perché quando si ferma una persona per un controllo da parte della polizia locale e si può accertare, avendo accesso alle banche dati del Ministero dell'Interno, che quella persona non è regolare ed è un clandestino, si può intervenire, cosa che oggi non è possibile fare. E anche per quanto riguarda il controllo che i sindaci potevano fare, che oggi non possono più fare, sull'anagrafe, ho fatto presente al Ministro dell'Interno la necessità, l'opportunità di modificare la normativa, perché oggi il sindaco deve concedere la residenza a chi la chiede senza poter verificare se abbia o meno i requisiti dal punto di vista, per esempio, del permesso di soggiorno, del regolare permesso di soggiorno. Ma queste sono questioni che competono al Parlamento. Ho già confermato e ribadito la disponibilità di Regione Lombardia a intervenire per affiancare le forze dell'ordine nel controllo del territorio, mettendo anche a disposizione risorse finanziarie. E di questi tempi vi assicuro che è uno sforzo non da poco. E al vertice in prefettura era presente anche il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Ascoltiamo un estratto del suo intervento. Noi abbiamo anche avuto un modello che ha funzionato bene in questa città e in questa regione, e c'è un patto sulla sicurezza che ha avuto dei buoni effetti. Dico questo perché l'idea venuta fuori nel confronto con il sindaco Pisapia, che ringrazio per la partecipazione all'incontro precedente e a questa conferenza stampa, il presidente della regione Roberto Maroni, che ringrazio per le stesse ragioni, e il presidente della provincia Guido Podestà, ciò che è venuto fuori è che da subito si attiva un gruppo di lavoro tra le istituzioni territoriali elettive e il governo nazionale per mandare avanti insieme il tema della sicurezza e lavorare su un nuovo piano, su un nuovo patto per la sicurezza che aggiorni, rafforzi, integri il precedente. Questa è una decisione assunta oggi, così come l'altra decisione che è stata assunta oggi in termini di formalizzazione, ma che era già contenuta nel provvedimento con il quale venivano destinate 140 unità di forze dell'ordine al presidio di questa città, è quella che sta nel fatto che non si tratta di permanenza breve. Noi non abbiamo dato un'indicazione temporale, i 140 uomini che abbiamo mandato qui non hanno una data in cui devono tornare indietro. Sono qui e restano qui.